Eccoci qua. Allora, questa qua è vabbè, la foto di partenza. I parametri sono tutti quanti azzerati. Questa l'ho scattata così perché Vittoria qua c'aveva della luce proveniente dalla sinistra, quindi si infilava tra le fronde degli alberi, illuminava il viso. Mi vado appena appena a schiarire le ombre e intensifico un pochino le alte luci. Ok, senza bruciare. Detto ciò, me la esporto in Photoshop. Allora, la prima cosa che faccio è andare su strumento selezione rapida e comincio a selezionare tutto il soggetto. Dicevo, questo qua l'hanno potenziato tantissimo negli ultimi aggiornamenti di Photoshop, va particolarmente bene, vedete? Una volta che poi potete anche zoomare e andarvi a rifinire. Se uscite dai bordi, come è successo a me adesso in questo punto, basta premere Alt, che il più diventa meno, vedete, premo adesso Alt, il più diventa meno e a questo punto vado a riaccostare. Però in questa prima fase non è fondamentale essere precisissimi, perché adesso vi faccio vedere come si vanno a migliorare i bordi del soggetto. Ok, quindi una volta selezionato, scontornato il soggetto, si preme il tasto Shift, quindi in maiuscolo, vai su selezione, seleziona e maschera e si fa clic. Ok, e il risultato è questo. A questo punto zoomiamo e andiamo a ripassare tutti quanti i bordi. Vedete? Andiamo a passare tutti quanti i bordi. Che c'è gli sfuma al punto giusto da non farla sembrare una pecetta attaccata su uno sfondo, chiaramente. Ok, fatto ciò, premo ok e la selezione è fatta. Ah, ho dimenticato una cosa, all'inizio conviene sempre duplicare il livello. Ok, a questo punto abbiamo selezionato tutto quanto il soggetto, va bene, però che cosa dobbiamo fare? Noi non dobbiamo applicare la correzione sul soggetto, ma su quello che c'è intorno, quindi tasto destro, seleziona inverso, quindi adesso la parte sulla quale andremo ad agire è questa qui. Prossimo passaggio, galleria sfocatura, scostamento inclinazione, ci andiamo ad aumentare la sfocatura e questa linea qua tendenzialmente io la porto verso il basso. Chiaramente a vostro piacimento aumentate o diminuite l'intensità della sfocatura. Io solitamente la porto così, non vado oltre i tre quarti, ecco, più o meno così. Questo
così ci sta bene. E do ok. Passaggio successivo. Filtro fotografico. Lo applico solo a livello sottostante, se no mi va a ingiallire anche il soggetto. Io invece il soggetto lo voglio lasciare un pochino più bianco. Con questo sistema, con la freccetta verso l'ingiù, applica il filtro soltanto alla parte che abbiamo precedentemente selezionato, vedete? Mentre Vittorio, vedete, ha sempre la stessa tonalità di colore. Fatto ciò, posso innanzitutto con i valori tonali andare a colmare un pochino quel gap, vedete? Qua mancano completamente le luci. Ok, così va bene, punto. Creo un nuovo livello, quindi ho raggruppato tutti questi, poi faccio Command Shift A e mi vado ad aprire Filtro Camera RAW. Filtro Camera RAW, vi faccio vedere, io uso i comandi tastiera, ma Filtro Camera RAW può essere aperto anche da qui, è la stessa identica cosa. Vi ricordo che non è Camera RAW, ma è soltanto un filtro, quindi diciamo non ha tutte le potenzialità di Camera RAW. E a questo punto vado a crearmi innanzitutto una vignettatura. Ok? La ingiallisco ai bordi. Ok? E poi per spottare ancora di più la luce, vado a fare delle leggere da creare delle leggere bande appena sottesposte. Ok? Quindi diciamo così già l'effetto più o meno ce l'abbiamo. Che cosa possiamo fare poi? Ecco, creo un nuovo livello vuoto, vado a selezionarmi il pennello, colore l'arancione, ok, diciamo che me lo ingrandisco abbastanza e vado, che succede? Ah, c'è il 15%, lo porto al 100% e vado a creare delle macchie dove, ok. Chiaramente questo poi come metodo di fusione, io solitamente me lo porto su scolora e poi lo vado leggermente a sottrarre. Poi a questo punto magari diminuisco anche l'intensità del pennello e il flusso. Ok. E mi vado a illuminare anche quelle parti un po' più scure. Ecco, un'altra cosa che si può fare, duplicando nuovamente il livello, BD, portando il nero sopra, galleria filtri, posso dare un po' di bagliore diffuso all'immagine. Io lo do sempre così esasperato e poi me lo vado a sottrarre, ma proprio gliene do un pizzichetto, non di più. Ecco qua. Questo è l'effetto. Sono un po' di passaggi, ma non è nulla di estremamente complicato. L'unica cosa che bisogna fare è prestare attenzione allo scontornamento. Vedete, guardate, mi ha scontornato perfettamente tutti quanti i capelli. Vedete? Quelli sarebbero venuti completamente sfocati, invece comunque me l'ha fatto abbastanza bene. Ok, ragazzi, vi saluto. Fatemi sapere cosa ne pensate. Un abbraccio, a presto.